Warbot, l'intervista. Allora, questa sera con noi Fabio Ghioni. Fabio, buonasera. Buonasera. E innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. E, Fabio, non ti presento più, penso che ti conoscano quasi tutti coloro che sono interessati a questi argomenti. Posso ricordare qualche titolo di qualche tua opera, come mi sembra l'ultima, Il segreto della vita nel cielo, o La non emanazione, che comprende anche il programma Enoch, esatto? Quest'oggi vorremmo parlare con te, dopo aver ascoltato appunto il tuo articolo che ho appena letto, delle scie chimiche. La mia prima domanda è semplicissima: Fabio, cos'è una scia chimica? Allora, al di là di quello che si può chiaramente vedere, quindi se uno alza o ha, diciamo, la facoltà di alzare gli occhi al cielo, cosa che per esempio nella conferenza di ieri è risultata essere una facoltà di pochi, sì. Quello che si vede è una, diciamo, del gas di forma allungata che si trova nel cielo e che è stato, viene scaturito da un velivolo. Velivolo che si ipotizza possa sia autorizzato a sia volare a bassa quota che a emettere questo tipo di sostanza nell'atmosfera. Sì. Ovviamente l'atmosfera è un vettore sia di informazioni, ma è anche e soprattutto uno degli elementi chiave che permette alla nostra forma di vita di sopravvivere, no? Certo. Ecco, l'atmosfera che caratteristiche ha? In origine l'atmosfera di questo pianeta ha come caratteristica quella di non essere, per esempio, conduttiva. Sì. Cioè non conduce, non è adatta, non è un vettore adatto e idoneo a condurre energia elettrica. Quello che queste scie chimiche, questi apparentemente gas che vengono emessi in atmosfera invece stanno facendo, secondo gli studi che sono stati anche pubblicati, di cui vi posso anche mandare il link se vuoi, ma ce ne sono parecchi, rimangono la presentazione, link, tutto quello che vuoi. L'effetto che hanno queste scie chimiche, oltre a modificare la composizione dell'atmosfera con agenti, in alcuni casi anche virali, sì, soprattutto quello che fanno è immettere metalli pesanti nell'atmosfera che rendono la stessa conduttiva, cioè apta a condurre e a essere un vettore idoneo per impulsi elettromagnetici. Capisco. Questo cosa significa? Che per qualche ragione si vuole rendere la nostra atmosfera una specie di grossa fibra ottica, enorme fibra ottica, che possa trasmettere segnali a dei ricevitori, suppongo. Quindi si suppone che ci sia un impianto trasmittente e si suppone che ci siano degli impianti riceventi. Cosa che possiamo, sì, dire con certezza è che, per esempio, noi stessi, gli organismi viventi, sono degli apparati riceventi naturali. Cioè noi abbiamo una rete elettrica dentro il nostro corpo, come tu potrai intuire, sì, che è quella che viene gestita dal sistema nervoso, no? Che gestisce tutti gli impulsi, sia sensoriali che anche motori, che anche cognitivi. Sì. Quindi tutta la parte cognitiva della nostra macchina biologica è gestita da impulsi elettrici. Rendere un vettore dell'atmosfera idoneo a trasmettere impulsi elettromagnetici dove noi siamo immersi, ovviamente ci rende dei bersagli naturali per questi impulsi. Per fare cosa di noi esattamente? Allora, sai, se ci fosse una certezza di questo, allora i documenti che adesso esistono sulle scie chimiche, che sono documenti di brevetto approvati, che sono quelli che tra l'altro ho anche pubblicato ieri e ho reso disponibile a chi era presente alla conferenza, sono quello che dicono è che questi, diciamo, queste sostanze che vengono immesse nell'atmosfera servono prevalentemente al controllo meteorologico. Posto che uno si potrebbe chiedere perché mai c'è la necessità di controllare la meteorologia sul nostro pianeta, loro come scusa usano quella del surriscaldamento globale, che, come tu ben sai, non ci sono, una teoria controversa, quella del fatto che la Terra si stia surriscaldando. Sì, no. È la cosa che si sente di più, eh? Cioè il motivo che si sente di più in giro è quello. Ecco, però mettiamo, facciamo un esempio, che uno dice, ok, la Terra si sta surriscaldando, quindi sta aumentando, penso, la temperatura globale di 1-2 gradi, mettiamo anche 3. Cosa faccio? Soluzione:
sembra una soluzione un po' idiota, no? Sì. Ok. Immettere dei metalli pesanti che sono velenosi, innanzitutto per la nostra forma corporea, no? Quindi sono velenosi per noi, per le forme animali, ma sono soprattutto agenti che trasformano l'atmosfera in conduttiva, caratteristica dell'atmosfera che rende la stessa oltre un certo limite incompatibile con la nostra forma di vita, sembra una soluzione idiota, giusto? In principio sì. Ok. Quindi i casi sono due: o si sta rendendo l'atmosfera compatibile per un'altra forma di vita, e allora uno si potrebbe anche chiedere quale. Sì, sì. Oppure si vuole raggiungere un limite specifico che consente a tutti di ricevere degli impulsi che possono, per esempio, dare dei comandi, no? Al nostro sistema nervoso, globali, generalizzati, in modo tale che questi impulsi li possano ricevere tutti e tutti possano rispondere a un determinato comando. Per semplice logica, quello che ho potuto osservare negli ultimi 30 anni, quindi se negli anni 70, negli anni 70 eravamo molto diversi da adesso, quello che posso vedere è che, diciamo, come popolazione ci siamo diventati molli, no? Siamo diventati poco responsivi a degli stimoli che sono gravi verso attacchi, per esempio, alla nostra libertà. Mm-hmm. Se tu noti, no? Allora, negli anni 70, se ci fosse stata la situazione che c'è oggi in Europa o in Italia, io sono in Italia, quindi parlo dell'Italia, ci sarebbero ci sarebbero per strada i cittadini con i forconi. Sì. Per strada i cittadini con i forconi, con le bombe Molotov, ci sarebbe la rivoluzione. Sì. Io invece quello che noto è che se c'è una rivoluzione, questa avviene attraverso la creazione di un gruppo su Facebook che dice: abbasso le scie chimiche, oppure che ne so, no? Governo ladro, siete d'accordo? Mettete mi piace, è importante. Sì. Che cosa ti dice? Assuefatti, drogati. No, ti dice semplicemente che il livello di risposta aggressivo è stato ridotto in modo drastico. Sì, cioè noi non siamo più capaci di rispondere a questo tipo di... Sì, sì, sì. Tieni conto che ieri ho fatto ascoltare il discorso di uno dei più grandi illuminati di questo secolo, cioè del secolo scorso in realtà, che era Kennedy, no, il presidente. Sì, sì. In un discorso che ha fatto nel 1961, sì. lui ha e che ho riportato nell'articolo. Sì, che abbiamo ascoltato poco fa, in effetti. Lui avverte i media di tutti gli Stati Uniti, allora, no? Gli dice a reti unificate, dice: aiutatemi a far conoscere questo messaggio alla popolazione. Ci sono dei poteri occulti, no? Che stanno facendo questo. No? Ti puoi leggere tranquillamente su discorsi inutili e sì. Lui si potrebbe essere stato considerato il primo complottista del secolo scorso a questo punto. Sì, sì, vista così, sì, certo. Cosa è successo pochi anni dopo? Lo hanno ucciso, no? Naturalmente questo lo sappiamo tutti. E dopodiché questo tipo di discorsi non è mai più stato fatto da una personalità con una credibilità come quella del presidente. Sì, sì. Beh, a questo proposito posso interrompere? Non so se... Se hai visto l'articolo che è uscito, almeno io ho avuto notizia solo stamattina, del nuovo Corriere di Firenze, dell'assessore De Lungo, che sembra abbia ricevuto intimidazioni via email, dice: sono preoccupato, ho ricevuto minacce per una conferenza sulle scie chimiche. Sembra che allora non sia mai finita questa storia di minacce. Dal punto di vista non mi meraviglia questa affermazione e anche il fatto che possa aver ricevuto delle intimidazioni. Mm. Da un altro punto di vista, secondo me non gliene frega assolutamente niente. Mm. Allora, tu lo sai che i cieli di tutti i paesi occidentali sono pattugliati, monitorati, centimetro quadrato per centimetro quadrato. Certo, cioè non c'è niente che può volare nei nostri cieli che non sia autorizzato, certo, a livello di governo, di parlamento, di senato, di quant'altro. Giusto? Sì. Ecco. Allora, se ci sono, no, dei velivoli che non solo volano a bassa quota, ma che rilasciano delle sostanze nell'atmosfera, quindi potrebbero essere dei terroristi, no, questi, che rilasciano per esempio delle sostanze, dei veleni, mm-hmm, delle sostanze chimiche che ne so, uccidono la popolazione. Invece no, questi aerei vengono lasciati tranquillamente,
circolare nei nostri geni e immettere queste sostanze. Quindi questo che cosa ti dice? Che naturalmente i governi sono tranquillamente a conoscenza di questo fenomeno, che lo sono i militari, perché nessuno interviene, non mi risulta che ci sia un caccia che parta e abbatta questi aerei. No, ora, tra l'altro non hanno nessun segno di riconoscimento, sembrerebbe. Quindi probabilmente chiunque rilevi questi velivoli sul radar, no, sa benissimo che cosa sono, sa benissimo che cosa fanno, sa benissimo che cosa rilasciano nell'atmosfera e sapendolo non agisce. Quindi vuol dire che è autorizzato a farlo, giusto? Sì, Fabio, possiamo, dicono così, sto pensando, possiamo ipotizzare che le nostre, diciamo così, i nostri errori con l'energia atomica, le varie esplosioni, le varie prove, eccetera, eccetera, nel mondo che sono stati fino a fatte fino dalla quale è stata la prima, 45, mi sembra, nel Texas, eccetera, non sia una di queste cause, non stanno forse semplicemente provando a riparare l'errore? Le atomiche sono stati fatti su Hiroshima e Nagasaki. Uh-huh. E come giustamente ieri si ricordava in quella conferenza, non c'era nessuna necessità di agire in quel modo verso il Giappone si era già arreso. Certo, ma indubbiamente, ma al di là di questo fatto, sono stati esperimenti, poi ce ne sono stati anche altri. Sì, volevo dire, l'atmosfera non ha subito qualcosa a causa di tutte queste prove, eccetera, bombe nucleari a destra e a sinistra, e non sarà forse potrebbe essere una ragione per la quale adesso stanno riparando il buco, diciamo così. Riparando. No, perché gli esperimenti li continuano a fare, gli esperimenti nucleari, quindi... Sì, magari a cielo aperto... Poi dissemini le città di paesi che non sono stati nuclearizzati con metalli pesanti, alluminio, molibdeno, cadmio, sì. Titanio... E la composizione delle scie chimiche, giusto? Eh sì, esatto. Mm. Ci sono anche, hanno rilevato in queste scie chimiche anche la presenza di globuli rossi. E uno si chiede, ma scusate, sostanze ematiche, no? Si richiamano. Però in realtà sono effettivamente, diciamo, assimilabili ai globuli rossi. Uno si chiede, ma perché? Allora forse la tua prima teoria è quella che è una terraformazione, stanno terraformatando? È quello che ti dicevo prima, però sai, sono tutte ipotesi queste che facciamo. Mm. Però come anche dicevo ieri, no? Con tutte queste belle ipotesi che facciamo su cosa sono queste cose che vengono rilasciate nell'atmosfera, alla fine se rimaniamo soltanto due birra che si parlano, no? Sì. Bar, no, scusa se... No, per carità, ci mancherebbe, ho capito perfettamente il senso. Che si dicono queste cose, oh, che scandalo, ci sono queste cose, ah sì, qui governo ladro, no? Ah, ma qui i militari fanno, ma secondo me ci sono... Allora, ma fare qualcosa, no? Ma non fare qualcosa un assessore. Io penso che chiunque alzi gli occhi al cielo e vede queste cose, come non è che sono invisibili, eh? No, assolutamente. Guarda, dice, ma che cacchio sono tutte... Cioè, è incredibile. Ecco, sapere che noi le respiriamo, che i nostri figli le respirano. Sì. Ma il fatto che non dica l'impulso a nessuno di piazzarsi davanti al ministero, che ne so, dell'aeronautica, no? E dire che voglio sapere che cacchio, cioè, invece di fare una manifestazione di piazza di un milione di persone per fare i girotondini, sì. No, ma dire, ma questi che ci stanno, cioè, ma cosa sono quelle cose lì? È veleno? Che cos'è? Ma io voglio sapere che cosa c'è lì dentro, avere un organismo di controllo dei cittadini che va a dire, io voglio sapere che cosa sta mettendo nell'aria che io respiro e respiro anche mio figlio. In una democrazia libera, no? Certo. Invece avrei evitato che questo non accade. Quindi io quello che ho detto nel piccolo di quello che posso dire come singola persona è, se finché ci sono io da solo va bene, finché siamo in 20 pirla, no? Sempre in francese, va bene. Ma la cosa che possiamo fare è cercare di far diventare questi 20 un milione, no? Far conoscere questo fenomeno, certo, farlo conoscere, certo, ma non certo, per avere un argomento in più di cui parlare quando sei al bar davanti a un movimento. Rifare il mondo al bar, sì. Ecco, ma parlarne per fare qualcosa, effettivamente, usando il potere della politica, usando anche il potere che abbiamo come cittadini. In effetti, bisognerebbe riuscire a portarlo davanti al Parlamento, queste cose, insomma. Ma bisognerebbe fare invece una manifestazione perché i Verdi non sono d'accordo con il fatto che ci sia la Ruby,
che fa sesso con Berlusconi, di cui a me non me ne frega niente e non mi cambia la vita per un cazzo. Assolutamente, non cambia niente. E poi non vedo perché i verdi, pagando le tasse, pago il processo Berlusconi perché si fa una tipa, no? A me che cosa me ne può fregare? Certo. Ma perché stanno avvelenando l'atmosfera? No. Questo non ne frega niente a nessuno, capisci? È la cosa incredibile. Per cui dice, cosa stanno facendo questi impulsi elettromagnetici? Guarda, io la prima cosa che posso rilevare è che fanno, spostano, c'è uno spostamento dell'attenzione delle persone sull'irrilevante, sul futile. Fabio, vorresti dire che forse, cioè, forse ho capito così, vorresti dire che in questi metalli che sono contenuti in queste scie ci sono delle informazioni? O che vengono utilizzati per come vettori per informazioni. Allora, noi siamo il nostro organismo. Non so se sentito. Il nostro organismo, a differenza di quello animale, cioè è uguale a quello animale, cioè risponde, è un sistema di stimolo risposta. Ad uno stimolo, io ti dico, sei un pirla e tu ti incazzi, no? Quindi stimolo risposta, giusto? Sì. Oppure io sono romanista, tu sei della Lazio e mi dici la Roma fa schifo e io rispondo con un pugno, no? Capito? Questa sì, è stimolo risposta. Ecco. L'unica differenza che noi abbiamo con gli animali è che abbiamo anche una corteccia cerebrale che ci fa fare tanti seghe mentali dopo che abbiamo risposto allo stimolo. Certo. Giusto lì, perché altrimenti siamo come i cani. Sì. Qualcuno ha scoperto che questo, che è proprio così. Quindi che cosa fanno? Sopprimono la nostra risposta a determinati stimoli. Cioè io quello che posso vedere, non ti sto dicendo che questo sta accadendo veramente, sto estrapolando da quello che osservo. Cioè, ti guardi in giro e dici, ma com'è possibile che trovi dei magistrati che sono interessati alle trombate che si fa per Berlusconi e non gliene frega niente che respirano che ci sono delle sostanze immesse nell'acqua, perché mica le scie chimiche sono una cosa, le puoi vedere, quello che c'è dentro l'acqua tu non lo sai, prova ad analizzare la tua acqua. Certo, quello che è stato ritrovato, eccetera, eccetera. Ovviamente sono i cibi che ci vengono dati, autorizzati, no? Il fatto che veniamo nutriti con sostanze che sono trattate geneticamente, sì, perché? Sì. Perché? E che cazzo, cioè per migliaia di anni, per milioni di anni tutti si sono nutriti di quello che ci dà la terra e invece noi dobbiamo nutrirci di altre cose. Dunque c'è proprio un intento di trasformazione. Ma guarda, io guardo solo quello che c'è in giro, mi meraviglio e dopo essermi meravigliato cerco di estrapolare delle risposte. Per quanto io non possa avere la certezza di questo, perché naturalmente non è che ho la fotografia di uno che dice, ah sì, noi nelle scie chimiche stiamo cercando di fare questo, no? Quindi non avendo questo, ipotizzo da quello che osservo in giro, però mi serve da stimolo per ricercare, per cercare delle risposte vere, ma soprattutto per esempio per fare un'intervista come questa. Certo, cioè, l'utilità di un'intervista è quella, Fabio, è la sua unica utilità. Se dovessi votare un politico, voto quello che dice io voglio sapere queste cose, certo. Cioè andrei a votare subito, certo. Non quello che dice, ah no, noi vogliamo il processo breve, ma che cazzo me ne frega? Certo, non stiamo risolvendo niente a livello nazionale, nulla, certo. Coppie di fatto, ma che cazzo me ne frega delle coppie di fatto? Cioè, io c'ho già una coppia di fatto una volta che l'hanno approvata in Parlamento. Wow, sì. Che grande vittoria per la democrazia! Intanto ti avvelenano l'atmosfera che tu respiri, che respirano anche i tuoi figli. E si trovano con figli di morbo di Morgellons, esatto? No? Esatto, Morbellons. Senti, ci rimangono 2 minuti, Fabio. E in questi 2 minuti io vorrei domandarti: ho visto che hai delle soluzioni semplici e pratiche a livello di tutti, che possiamo intraprendere tutti. Brevemente. Queste soluzioni, guarda, io te ne dico una adesso, poi le altre, se poi sono scritte nell'articolo, eccetera. Intanto, ho, per esempio, menzionavi prima dei libri scritti, uno di questi è piccolissimo, si chiama Codice Alimentare e dà dei suggerimenti su come alimentarsi in modo tale da prevenire e cercare di ridurre gli effetti dell'avvelenamento, sia dell'acqua che beviamo che di quello che respiriamo nell'atmosfera, ma soprattutto del modo in cui veniamo nutriti al giorno d'oggi. Sì. Si chiama Codice Alimentare, lo trovi tranquillamente su internet, è un libro molto piccolo, molto semplice, comprensibile da chiunque. L'altra cosa che invece suggerisco di fare, perché io nel mio piccolo l'ho fatto, ecco, io per esempio non ho più la televisione. Sì. Se come me 1 milione, 10 milioni di persone rinunciano alla televisione, crei un problema, certo. Crei un grosso problema, certo. Ecco, basta quello, certo.
buttate via la televisione. Sì. È un modo di creare un vuoto nella loro programmazione, diciamo così. Ah, guarda, prova a immaginarti che problema crei a livello nazionale, ma non facendo lo sciopero fiscale o altre cose, rinunciando alla televisione. Completamente, certo, sì. Sì. Stai parlando con un convinto, questo è poco ma sicuro, stai parlando con qualcuno che lo fa. Cosa ci vuole? Lo può fare chiunque questo, no? Certo, certo. Dunque, so perfettamente di cosa parli. Senti, Fabio, per questioni di tempo io devo lasciarti. Comunque, questo era appena un primo appuntamento. Sei a casa tua qui, puoi venire quando vuoi e puoi assolutamente dire ciò che vuoi. Se vuoi una, come dire, come si dice già, un palcoscenico, ma modesto, questo è a tua completa disposizione. Va bene? Ti ringrazio tantissimo e grazie anche per questa possibilità. Ma grazie a te, a presto e penso che dormiremo un po' meno stupidi questa sera. Speriamo. Arrivederci, a risentirci, Fabio, alla prossima, grazie.